Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con spinaci e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisée o pasta al vino o pasta sfoglia, spinaci, ricotta, olio, uova, latte, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte. Leviamo anche la dose di pasta sfoglia. Senza lavare il boccale, adesso mettiamo all'interno gli spinaci. Adesso aggiungiamo il sale e l'olio. E facciamo cuocere per 5 minuti a 90 gradi, velocità 1. Adesso lasciamo raffreddare gli spinaci all'interno del boccale. I spinaci sono freddati, adesso riuniamo un po' sul fondo. Aggiungiamo il parmigiano sale. Il pepe, la noce moscata, la ricotta, le uova, il latte. Facciamo amalgamare per 50 secondi. A velocità 4. Riprendiamo il nostro stampo dove abbiamo posizionato la dose di pasta sfoglia, nel nostro caso. Con una forchetta andiamo a bucherellare il fondo. Adesso andiamo a versare il composto. Sistemiamo bene il composto. E andiamo a rigirare verso l'interno i bordi. Adesso andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Quando la torta salata è cotta,
Lasciamola intiepidire prima di uscirla dallo stampo e servirla. Torta salata con spinaci e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!